Buonasera, da Manuel Dalto e Francesco Perna. Hazard che la mette in mezzo e il palo di Stindl a dire di no al gol che avrebbe portato in vantaggio il Borussia Mönchengladbach, poi sulla respinta non riesce col tapin a ribadire in porta il Borussia Mönchengladbach. Mamma mia, questa è stata un'occasione nitidissima per il Borussia. Ancora Hazard che pennella, un pallone in mezzo, Johnson in spaccata, anticipa Sanchez, il palo di no e poi Stindl, per fortuna dei Viola, si divora il gol del vantaggio. Cari amici, con piacere ci ritroviamo anche questa settimana con le vostre radio telecronache e per quello che riguarda l'appuntamento odierno ho preso in esame una radiocronaca di una partita di Europa League di qualche stagione fa tra la Fiorentina e il Borussia di Mönchengladbach, una radiocronaca a due voci, è precisamente quella di Manuel Dalto e Francesco Perna. Manuel Dalto il radiocronista, Francesco Perna invece diciamo la seconda voce, la spalla tecnica. Allora, va bene, l'alternanza è interessante anche con ritmo, ma non bisogna esagerare. C'è comunque una linea guida che è quella della radiocronaca e questa radiocronaca viene infarcita, viene alimentata, viene perfezionata attraverso una seconda voce. E ho visto, soprattutto nella presentazione della partita, che c'era qualcosa di scritto, il che va bene, però come vi ho detto anche in altri appuntamenti, se proprio bisogna leggere, bisogna farlo in maniera giusta, come se non si capisse che si sta leggendo. Io poi comprendo anche la voglia di emulare evidentemente i telecronisti che vanno per la maggiore e nel caso di Manuel, insomma, è un po' nello stile di alcuni telecronisti di Sky. Nulla di male, per l'amor di Dio, però cerchiamo sempre di essere noi stessi. Si può e si deve anche copiare, per l'amor di Dio, copiamo le cose che funzionano, ma pensiamo sempre di essere noi stessi e non ci sbagliamo, anche perché non c'è bisogno di chissà che cosa, se non quello di fare bene il nostro lavoro con il tono della voce che è fondamentale, con il ritmo, con la puntualità, con la precisione. Allora, per quello che riguarda il duetto, questa coppia tra Manuel e Francesco, mi sembrava quasi che fosse Francesco, cioè la seconda voce, che desse più enfasi al ritmo rispetto a Manuel, che era, diciamo, il radiocronista della partita. Ecco, invece lì bisogna avere essere un po' in sintonia, è un po' strano avere un'accelerazione da chi è a fianco e non chi invece fa la radiocronaca. In alcuni passaggi un po' scolastica e soprattutto, lo dico a Manuel, bisogna a velocizzare nella radiocronaca, perché sennò si rischia a di non seguire nei tempi giusti e nei modi giusti la partita, ma ci sono delle pause che un radiocronista efficace non può avere. Io mi auguro che quello che vi sto dicendo, insomma, vi possa essere utile. Bisogna allenarsi, risentirsi molto spesso, come amo ripetere. A volte i miei consigli, le mie puntualizzazioni si possono ripetere, però noi dobbiamo lavorare su questo, dovete lavorare su questo se avete come aspirazione, come voglia, quella di fare al meglio ciò che vi piace. Grazie a tutti per l'attenzione, mi raccomando, aspetto i vostri materiali, le vostre teleradiocronache, la mail la conoscete, massimocaputi@dmtc.it. Vi aspetto.